In attesa della prossima generazione della Seat Arona, che dovrebbe arrivare presumibilmente nell'aprile del 2025, abbiamo avuto l'occasione di provare l'odierna generazione della Seat Arona, però nella versione Black Edition, con il motore di base, il benzina Eco TSI da 95 cavalli, e quindi scopriamola nel nostro com'è e come va. Com'è fuori? La vettura, un crossover compatto derivato dalla Ibiza, si distingue per le sue dimensioni: è più alta di 10 cm rispetto alla Ibiza e ha una distanza dal suolo di 3,8 cm in più. Quindi, con una lunghezza di 415 cm, un'altezza di 154 cm e una larghezza di 178 cm. Il design complessivo è moderno. Con l'aggiornamento estivo del 2021, il frontale ha guadagnato personalità grazie all'inserimento dei fendi nebbia circolari sotto la mascherina. Nonostante gli aggiornamenti estetici non siano rivoluzionari, conferiscono un aspetto più aggressivo alla vettura. Tra le novità, una griglia frontale specifica, un paraurti più muscoloso e uno spoiler anteriore. I fendi nebbia circolari sono ora posizionati sotto i fari full LED anteriori. Altre caratteristiche includono la barra sul tetto e una finitura grafica sul montante, tipica di questa versione. Com'è dentro? Per quanto riguarda l'abitacolo, è un abitacolo che bada al sodo, alla sostanza, anche se il design è minimale ed è abbastanza carino. Parliamo dei materiali, buona la qualità costruttiva, però abbiamo un'unica copertura morbida nella parte superiore dell'abitacolo e poi abbiamo tutta plastica dura anche nella parte centrale. Ecco, forse non è proprio una qualità di plastica sopraffina, comunque è funzionale all'abitacolo, funzionale alla vettura. Non mi piace però questa plastica che va a contornare le bocchette per l'aria, sia qua centrale sia qua sui lati. È una plastica abbastanza grezza che cerca anche di farsi vedere, di farsi notare. Ecco, io avrei cercato di minimizzare queste sezioni. Ripartiamo dall'alto, abbiamo sistema di infotainment, quadro strumenti completamente digitale, ma della parte tecnologica ne parliamo più tardi. Abbiamo poi anche il clima automatico Bizona e la plancetta per ricaricare il nostro cellulare, due portabicchieri qua centrali e poi la classica rientranza nella portiera per riporre la bottiglia oppure i nostri più piccoli oggetti. Quindi un abitacolo che bada al sodo, bada alla sostanza. Una nota di merito per i sedili, misto tessuto e pelle, che sono davvero molto molto comodi. Per quel che riguarda poi la tecnologia di bordo, il modello Black Edition offre uno schermo centrale da 8 pollici, sensori di parcheggio posteriori e una telecamera posteriore che facilita le manovre di parcheggio. C'è poi il Virtual Cockpit, ossia il quadro strumenti, da 10.25 pollici dietro al volante, che permette di visionare alcuni menu per le principali informazioni di guida e scegliere poche schermate personalizzabili. Il nuovo sistema multimediale per l'infotainment, invece il cosiddetto Seat Full Link, ha uno schermo posizionato più in alto e più leggibile. Offre tutte le funzionalità principali, tra cui la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Com'è l'abitabilità? Allora, andiamo a vedere il divanetto posteriore. Devo dire che la caratteristica più importante di questo divanetto e di questo abitacolo nella zona posteriore è che è comodo e c'è spazio a sufficienza per due nostri ospiti. Io sono alto 1,70 m, quindi abbastanza poco. Ho spazio per le ginocchia, spazio per la testa, spazio per le spalle. Peccato però che il terzo incomodo si potrà sedere qua in centro solo per brevissimi spostamenti, perché c'è un tunnel centrale molto molto alto. Quindi divanetto posteriore comodo per due persone, però mancano tutte quelle caratteristiche che di solito troviamo su vetture di segmenti superiori, certo, come la bocchetta centrale, magari con la possibilità di modificare la temperatura e la ventilazione. Manca però per esempio qua il bracciolo, quindi un abitacolo posteriore comodo, ma mancano tante caratteristiche per aumentare il comfort dei nostri passeggeri. Com'è il bagagliaio?
Andiamo a vedere ora il bagagliaio della vettura, abbastanza ampio, ve lo anticipo, 400 litri di capacità standard fino a 1280 litri se andremo ad abbattere completamente i sedili posteriori. Abbiamo anche qua a lato luce di cortesia, anelli per fermare il carico magari con una cinghia e poi abbiamo un pozzetto laterale qua a sinistra, anche se solo per piccoli oggetti, però abbiamo il doppio fondo, in questo caso abbiamo la nostra ruota di scorta. Il divanetto posteriore non può essere fatto scorrere in avanti o indietro per dare più agio al bagagliaio oppure ai nostri ospiti. Come va? Allora, come anticipato, con noi c'è il motore Eco TSI benzina da 95 cavalli, un millino che, nonostante la potenza diciamo di base relativamente bassa, 95 cavalli, comunque rende la vettura abbastanza dinamica. Lo sprint c'è, lo spunto c'è, c'è una buona accelerazione, insomma è un motore che, nonostante sia alla base della gamma, permette alla vettura di essere ideale soprattutto per percorsi urbani e vi permette di anche divertirvi alla guida o fare, perché no, qualche viaggetto. Per questo motore la casa dichiara un consumo di 5.3 litri ogni 100 km, è un consumo assolutamente raggiungibile perché nella mia guida, nella mia prova, ho raggiunto tranquillamente i 5.5 litri ogni 100 km, non lesinando su anche qualche accelerata, quindi sempre optando anche per quella guida dinamica di cui parlavamo prima. E se avete il piede felpato potrete fare anche 4.4 litri ogni 100 km nei percorsi prettamente urbani. Per quanto riguarda sempre il motore, la gamma dei motori, oltre a questo motore che stiamo provando, esiste ancora il 1000 da 115 cavalli e poi abbiamo anche il 1500 TSI da 150 cavalli per completare la gamma. Ma quali sono poi le sensazioni volante alla mano? Come detto, una vettura agile, una vettura molto reattiva, anche per quanto riguarda il setup, una vettura agile e reattiva così come il suo motore. Le sospensioni sono poco cedevoli, nonostante lei strizzi l'occhio soprattutto al comfort di guida, quindi riesce a colmare al meglio dossi, buche, senza andare a rendere il setup un po' ciondolone, molto equilibrata. E devo dire quindi che riesce a sposare un po' queste due anime, no? Nel senso, riesce ad avere una buona dinamica, a farvi divertire alla guida, ma allo stesso tempo anche a dare il giusto comfort. Ecco, per darvi un esempio, abbiamo qua una cunetta abbastanza importante, velocità abbastanza sostenuta, avete visto che non sono andato a shakerare all'interno dell'abitacolo. E parliamo anche del cambio manuale a 5 marce che va a braccetto con questo motore di base 95 cavalli Eco TSI 1000 e devo dire che è un cambio che si comporta bene, gli innesti sono molto precisi, non ci sono impuntamenti di sorta, anche se andrete un po' a giocare con il cambio. L'unica cosa è che in autostrada avrei preferito la presenza della sesta marcia, invece questo cambio manuale si ferma solo alla quinta marcia. Una sesta marcia di riposo ci sarebbe stata e come. E infine concludo parlando dell'insonorizzazione dell'abitacolo, abbastanza insonorizzato soprattutto in autostrada, però quando andremo a dare delle forti accelerate il rumore del motore entrerà all'interno del nostro abitacolo. Quanto costa? E quindi concludiamo con quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto della vettura. Sostanzialmente una vettura che bada al sodo al giusto prezzo, quindi buona dinamica di guida, interno abbastanza curato, e qui ci attacco quello che invece non mi è piaciuto: interno curato sì, ma troppa plastica soprattutto nella zona centrale dell'abitacolo, e di fatto è l'unico difetto che veramente ho trovato su questa vettura. Poi spazio a bordo, si sta bene in due sul divanetto centrale e tanto spazio nel bagagliaio. Versione, come abbiamo detto, Black Edition, quindi prezzo di partenza di 24.800 euro se sceglieremo il motore benzina di base. E semplicemente al prossimo video.